Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su My Garage, un gioco che sembra il mix perfetto per questo canale. Un gioco che ho osservato molto e alla fine ho deciso di acquistare. È uscito il 10 d'agosto, costa $19,99, 20 euro. Non è in italiano, ma chi se ne frega, usa lo stesso motore di Mice & Mercare e sembra appunto la fusione tra Mice & Mercare e Car Mechanic Simulator. Abbiamo un po' di tasti, questa schermata, la prima volta che ho visto il gioco non mi aveva ispirato, non mi aveva fatto impazzire, probabilmente perché mi ricordava qualche altro gioco poco di successo. È un gioco che viene sviluppato di continuo, quindi il discorso è quello che non dovete farvi, diciamo, tradire da queste cose, dalla grafica, da queste schermate un po' rudimentali, da questi menu rudimentalissimi. Ma ecco, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gioco dove voi potrete riparare le macchine dei clienti, ma al tempo stesso anche andare a reclamare dei pezzi, non so, delle auto abbandonate, ripararle e tenerle lì per voi stessi. Pensate, è uscito Car Mechanic Simulator 2021, la Playway non m'ha minimamente filato per questo titolo e quindi non ce l'ho. Ma questo, diciamo che concretizza i miei più reali sogni. In mai Summer Car si riparava la macchina a puro scopo ludico. Qua lo facciamo per altri, ci guadagniamo dei soldi, ma soprattutto in Car Mechanic Simulator non le potete provare le auto. Cioè le provate, ma vanno sempre tutte uguali. Qua invece no. Questa è la nostra autorimessa, la nostra casa, diciamo, con la mappa dove ci troviamo ora. Dove c'è l'item store, lì dove si possono acquistare, lì ci sono le auto usate. È un gioco che cambia di continuo perché comunque è in sviluppo, quindi vedremo evoluzioni. Qua possiamo spostare il cestino della spazzatura. Entriamo subito in casa, vi faccio vedere un attimino in che cosa consiste. Qua abbiamo qua tutti gli strumenti con i carrelli che possiamo andare a trascinare con noi, quindi ne trasciniamo uno cercando di non tirarci dietro tutto, perché si sa i bug in questi giochi ci sono e può saltare tutto per aria. Abbiamo il coolant che riappoggio dritto, alcuni li potete afferrare con il tasto destro e ve li mette già in posizione di utilizzo. Questo invece è un pacco di lame, perché potete anche andare, questo è un altro disco, qua potete lucidare, potete andare a tagliare questo è un crick, potete andare a tagliare la carrozzeria come volete, potete pitturarla come volete, potete fare quello che volete. Mi spiace per il, questo sembra un tester, credo, Electrodesk, mi dispiace per l'audio perché non c'è, è assolutamente privo. Questo è un battery charger. E credo bisogna, tra l'altro sto usando questo per niente, vedete, premendo lo alza, col destro lo abbassa, lo sposto, e questo è un battery charger che però dobbiamo metterci proprio la batteria lì. Andiamo a recuperare con il tasto control, ci si abbassa, con un control ancora ci si spiana, mentre col tasto Q, a differenza di Mice & Mercare, qua ci incliniamo in avanti ma va ripremuto per tornare in posizione originaria. Questo è uno spark plug socket. Ormai mi sono fatto una cultura sui nomi delle componenti delle auto. Questo è lo svitacandele. Qua abbiamo un martello che appoggio con cura qui. Qua abbiamo una pompa d'aria che potrei pensare di mettere qui, ma cadrà sicuramente. Poi una volta che avete appreso le meccaniche di Mice & Mercare, di come ruotare gli oggetti, cioè dovete prenderli sempre frontalmente, diciamo che problemi non ne avrete più. Probabilmente è quasi, ma va bene, dai. Questa è un flessibile, credo. Mentre qui abbiamo la saldatrice che vado subito a ruotare in posizione giusta in modo da appoggiarla senza problemi. È un po' scomoda sta cosa che mi butta sempre per terra prima di rialzarmi. Comunque qua abbiamo fondamentalmente due strumenti. Una grande facilitazione rispetto a Mice & Mercare è il fatto che qui non ci sono 13 viti diverse, ma il cacciavite svita la vite, l'altro svita il bullone, insomma, e così finisce la cosa. La chiave inglese svita il bullone, scusate, l'altro, vabbè, varie cose. Il carrellino lo lasciamo lì, che comunque può essere sempre molto comodo da spostare. Gli oggetti
poi si muovono, bisogna fare attenzione. Dovremmo aver raccolto quasi tutto. Qua avete addirittura la possibilità di montare e smontare le gomme dal cerchio. Qua abbiamo la, non so come la definiscono, la caparetta, insomma, per appendere il motore, scaffali dove mettere le roba, e qui potremo iniziare a lavorare alle auto per i nostri amici. Qua abbiamo una bacheca che ci dice un pochino i fondamenti del gioco, del funzionamento del motore. Qua abbiamo un bidone che dà un po' fastidio, non so se si possa aprire, no, non credo. Là in fondo vedete un ponte, quello dovrebbe essere un ponte illimitato lunghissimo in cui potete provare l'auto, poi il resto della mappa sarà tutto da esplorare. Non c'è fame, non c'è nulla al momento. Qua potete andare ad acquistare roba. Sto pagando il nulla perché qua possiamo andare ad acquistare le varie cose, vari utensili, battery charger e così via. Al momento abbiamo $10,000, abbiamo la tanica, abbiamo la possibilità di fare benzina. Vedete quella spunta lì, ricorda Meister Mercage, quello c'è poco da fare. Non passa nessuno, non c'è nessuno, io non ho visto personaggi, adesso vedremo. Mentre qui abbiamo il nostro ufficio, l'ufficio che comprende il catalogo delle parti, dove potete andare a prendere le parti divise per motore, quindi l'albero a camme, il carburatore, la cinghia dell'alternatore, addirittura il contenitore e il coperchio del filtro dell'aria. Queste tre parti vanno insieme, e le componenti dei freni, le componenti del corpo auto, quindi le varie portiere. È tutto molto generalizzato in due o tre tipi, insomma, non di più. Le parti interne, quindi i vari cruscotti vari, i colori, potete andare ad acquistare il colore perché è un oggetto che comunque diciamo che andate ad applicarlo, l'ultima patch ha aggiunto i disegni. Parti delle sospensioni, parte degli accessori e parte dei finestrini. Qua abbiamo invece i jobs, e qua si conclude il room tour, perché con i jobs possiamo andare ad accettare un aiuto. La cosa bella è che potete, alcuni vi dicono non sanno quanto vi danno, ma soprattutto altri vi dicono l'auto non va e poi devi testarla tu, quindi puoi cambiare tutte le parti. No, volevo fare qualcosa, ci sono alcune parti arrugginite, potresti riverniciarle. Il mio windshield non è pulito. Il mio parabrezza non pulisce. Andiamo avanti, vediamo. Penso che ci sia un problema con il solleva finestrini. Il motore potrebbe avere un problema alla cinghia, alla catena. Non posso avviare la mia, non riesco ad avviare la mia auto. Puoi controllarmi le luci? Io accetto questo. Accettando il lavoro, avremo un riconoscimento di 53, che è nulla. Qua abbiamo l'auto. L'auto, qualora non dovesse funzionare, la potete spingere. Vedete che la sto spingendo con tutti i dovuti problemi. Però le gomme sono veramente bellissime. Perché è più una visione americana questa, più che nordica. Qua possiamo andare ad aprire. Mettendoci all'interno, premendo spazio, si fa a guidare. Quindi invio. Con il tasto R ed F, se non sbaglio, si cambia la marcia. Qua c'è, che è un po' nascosta, la possibilità di accenderla. Ci facciamo un giro con l'auto del cliente, in modo da tolgo per la mano. La frizione l'ho messa automatica, se no sarebbe un gran bel problema. Specchietti. Facciamoci un giretto, vediamo un attimino. Si può guidare anche col volante. Lo sviluppatore ha detto che è pienamente compatibile con Logitech. Ecco qua, poi si vede il calo di qualità improvvisamente, perché qua inizia questo ponte infinito che non finisce più. Sto anche ripartendo in seconda. Ok, di là invece si potrebbe nascondere qualcos'altro. Mentre... qua cosa c'è? Scusate, aspettate che metto la retro. Voglio vedere cosa c'è qui. Ah, questo è il negozio delle gomme, dove possiamo comprare le gomme e i cerchi, esattamente dietro casa, perché qua invece abbiamo le auto usate, che onestamente
Non c'è nulla al momento, ma dovrebbe già esserci qualcosa. Perché leggevo che comunque se trovate un'auto abbandonata, un'auto tutta distrutta, dovete andare a reclamarla, sennò questa sparisce. E una volta che la reclamate, così come anche magari i pezzi di ricambio dei vostri clienti, i pezzi magari che sostituite, li tenete, li mettete nel vostro scaffale, vi riorganizzate poi mettendoli da parte per una vostra auto magari. Comunque. Ok, scendo, chiudo. Adesso, no, mannaggia, devo togliere il freno a mano perché. Devo togliere il freno a mano perché devo spingerlo ancora un pelino avanti. Oh, ops, sorry. Ok, devo spingerlo avanti perché non è giusta. Ok, stop. Filino indietro. Ok, no, un filino indietro ancora. Siamo troppo avanti. Ok. Vediamo se riesco a fare la maglia a mercato. Sì. Poi a questo punto girate, vedete, li potete allungare. Girate questi, uno. E l'altro, poi vabbè, il gioco ci viene incontro, insomma, ce lo fa fare così. Speriamo che non parte in orbita, perché in questi giochi è molto probabile che questo succeda. Allungo la fare qua. Così. E l'altro lo allungo anche lui. Così. A questo punto allunghiamolo un po' di più. Ok, proviamo a sollevare l'auto con il tasto. No, devo inclinarmi in avanti, se no non. Ok, alza. Sempre che non cada giù, perché. Ok. Qua ci sono tutte le parti che possiamo andare a svitare usando il cacciavite, usando le varie parti, si possono smontare, ma credo che questo non sia il caso perché abbiamo altri problemi, perché dovremmo, credo, andare a controllargli le luci, era almeno questo il problema, se non ricordo male. Ma in caso proviamo andare a rivedere di qua qual era il problema. Check my lights. Ok, quindi rispostiamo l'auto dietro. Ah, c'è il freno a mano, giustamente. Tolgo il freno a mano. Dai, volevo farvi vedere il sollevatore, eh. Niente di. Ok. Stop, 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 stop. Ok. Poi, qua abbiamo il portabagagli, il baule e va bene. Posso? Mi dimentico sempre di rialzarmi. Ok, questo è il cofano con il motore all'interno. Qua abbiamo lo spinterogeno, insomma, il collegamento con le candele. Abbiamo il motorino d'avviamento, abbiamo il fluido dei freni, il radiatore col tappo del radiatore, quando vedete che esce la spunta, sapete che va qua. Vediamo un po', andrà svitata anche qui. No, sì, no, ho sganciato qualcosa, ho sganciato qualcosa, ho sganciato, ecco, l'unica cosa, ecco, sono un po' approssimati tutte queste cose dello slaccio alla cinghia dell'alternatore con le balle lì, perché eccola lì che è uscita. Ok, ve la smonta come niente, ignorando qualsiasi cosa avete davanti. Però vabbè, e intanto volevo fare questo test perché alla fine qui è quello che alla fine non fate in Car Mechanic, in quanto è tutto molto impostato, cioè la cosa è quella, è una sorta di risoluzione di puzzle quel gioco. Quindi, allora adesso, vediamo un attimo, accendo. E voglio accendere le luci, che onestamente non so come si accendano. Wiper switch, hazard light. Non c'è nient'altro qua che si può accendere. Lights. Ah, non va. Allora, aspettate un attimo. Vediamo un attimo, scendiamo qui. Allora, le luci non vanno, eh.
credo che non vanno davvero. Vediamo un po'. Ma in realtà la luminosità cambia. No, le luci funzionano. Le luci davanti magari no, quindi magari possiamo vedere. Davanti funziona tutto. Se gli tolgo la cinghia. La cinghia gira. Cioè, il motore gira, ma non comunica con il resto. Non gira più la ventola, non gira più niente. Che spettacolo! Fai un po' vedere. Bisogna tenere premuto, tra l'altro, quindi bisogna fare molta attenzione. Proviamo a rimetterla. Ok, ricomincia a girare. Pensavo di cogliere in fallo lo sviluppatore, invece direi di no. Allora, dobbiamo capire adesso che cosa fare. Io gli smonterei il faro davanti usando il cacciavite. Il cacciavite però non me lo impugna. Ok, col tasto destro, ok, me lo impugna così. Adesso voglio provare a svitare. Ho visto una vite qui. Vediamo un po'. No, mi sa che non è questa. Eccola lì. Con una viene via e col destro invece si riallaccia. Ok, mollo il cacciavite. Vediamo se viene via. No. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da poter fare qua all'interno. Ah, guarda lì. Ok, è saltato via qualcosa, ma non ho visto che cosa. Fammi chiudere. Mi resta inclinato ed è fastidiosissimo. A vedere. Devo andare. Poi vabbè, io non ho problemi con queste cose perché sono un giocatore di Mice & Mech, quindi non mi scandalizzo per molto su queste cose. E niente, c'è caduta giù una lampadina probabilmente. Comunque proviamo a vedere se riusciamo a toglierla da qui. Ah, mi andava via. Me l'ha tolta, me l'ha mollata, ma mi sa che è finita, potrebbe essere finita anche di sotto per terra. Sì, infatti eccole qui. Queste sono lampadine che non so se effettivamente funzionano o meno, però io voglio fare la prova e voglio sostituirle. Quindi a questo punto qua ci mettiamo due lampadine. Andiamo al negozio delle componenti e vediamo se abbiamo due lampadine. Quindi accessori. All cars, abbiamo al momento due auto. No, color suspension, headlight. No, non ce le ho le lampadine. A cavoli. Dici che the interior? No. Forse al negozio davanti ce l'hanno? Ma vediamo, magari ce l'hanno. Gliele metto subito e vediamo. Allora, lampadina era questa. Una e due. Ah, ok, quello si usa solo per pagare il carburante. Quindi io ho preso le lampadine, dovrei trovarmele già a casa adesso, no? Tecnicamente dovrebbero arrivarmi. Cioè, almeno credo che me le abbiano consegnate, anche perché a meno che non sono sul bancone da prendere, però sarebbe scomodo da portare. Devo venire qua con un carrello. Eh sì, eccole qua. Vabbè, facciamo così. Ah, prendo la prima, vediamo se riesco a metterla. Spero sia uguale all'altra. Allora, vediamo un po'. Ok, messa una. Sì, è fastidiosa sta cosa del camminare così, però vabbè. Il gioco è uscito da 20 giorni, è già stato aggiornato parecchio e quindi non so, mi dà fiducia. Eccolo lì. Ok,
Ok, adesso che abbiamo montato le luci nuove, funzioneranno? Ma magari funzionavano anche prima, era solo giorno e non si vedevano bene. E adesso mi pare averle accese, ma... Poi erano gli abbaglianti. Perché vedete che si cambia un po' la luminosità premendo? Non lo so. Di sicuro le luci dietro vanno. Perché ho premuto e si sono... Prima si erano accese, ma... Provo a sedermi. Eh sì, le luci vanno, si vedono, sì. Tra l'altro c'è una spia accesa dell'alternatore, perché probabilmente ho toccato la cinghia. Adesso infatti si è spenta. Ok. Mi domando però un'altra cosa. Se io aprissi... Non lo so. Per dire, aprissi... Guardate il motore come gira. Aprissi questa vite qui, questo tappo qui, che tecnicamente non dovrei poter togliere così, invece sì. Si toglie senza... Vabbè. Tecnicamente dentro il motore sta girando, quindi mi fa fuori l'olio. Dovrebbe darmi errore di pressione dell'olio ora, però voglio esagerare. Allora fammi andare così. Voglio vedere se si brucia. Qua c'è la radio che non è ancora attiva. Qua ci sono i finestrini che potete tirare su e giù. Potete anche smontare la portiera. Non lo so. Non capisco perché. Sicuramente magari è una cosa prolungata, però il motore adesso è senza olio, quindi potrebbe anche rompersi. Potrebbe, dovrebbe tecnicamente rompersi per mancanza di olio. Questo fa girare la pompa dell'acqua, l'alternatore. Oh, mi sono buggato all'interno? Mi sa di sì. Ok. No, ok, sono riuscito a uscire. Perfetto. Comunque, adesso tecnicamente potrei dirgli abbandona e l'auto sparisce. Non è un gran problema. Però, no, mi sarebbe piaciuto vedere se effettivamente l'auto si bruciava. E secondo me... Comunque, la luce la fa. Le luci funzionano. Perché adesso vanno. Voglio solo provare a farci un giro. E vedere se effettivamente... Poi qua potete lavare l'auto. Con la canna dell'acqua. Ok, chiudi anche questo. Voglio vedere se va. Voglio vedere se effettivamente mi dà problemi senza olio. Che qua c'è la temperatura dell'acqua. Anzi, stacchiamo anche l'acqua. Voglio togliere un manicotto di... Oh, ma c'è questo che non funziona. Gli ho staccato un... qualcosa. C'è qualcosa che qui non comunica. Vabbè. Voglio staccare uno di questi affari qua. Quindi come faccio a toglierlo? Con la... chiave inglese forse. Vediamo un po' se riesco a svitare questo. Sì. Ok. La chiave lasciamela qui, perché sennò voglio togliere questo. Ok, l'ho tolto. Quindi tecnicamente adesso l'acqua esce dal radiatore. E quindi tecnicamente siamo senza olio e senza raffreddamento. Quindi mi aspetto una tragedia. Vediamo. Retro, freno a mano via. Retro. Non va? No, però...
probabilmente stiamo riproducendo quello che è un altro problema di magari un'altra missione da fare per il gioco, con l'auto che si muove così piano. Sì, vabbè. Va bene, abbiamo capito. Vabbè, veramente, veramente molto, molto, molto carino come gioco. Quasi qua accendere e spegnere la luce. E qua possiamo andare a chiudere la nostra seranda, che adesso però non si chiude più. Allora, ragazzi, questo era My Garage. Ora voglio farvi vedere un paio di cose, giusto così per diletto. E giusto per farvi vedere come questo titolo, cosa c'è ancora da vedere in questo, direttamente dalla pagina Steam. Vi salvo io dall'impegno. Ok, come potete vedere, questo è il video, il trailer di gioco, dove si va, si guida, si fanno le varie sgommate, le varie cose. Questa è la mappa esplorabile, questi sono i rottami che vi dicevo prima, che potete trovare in giro per la mappa, che potete poi reclamare per voi, recuperarne parti e così via. Questa è la canna dell'acqua con cui lavate l'auto e vedete proprio la sporcizia che viene via, non la ruggine ovviamente, solo la sporcizia. Poi avete anche la possibilità poi di grattare via la ruggine, quindi di farla tornare a splendere. C'è un'altra modalità. Lui con destrezza qua la spinge di nuovo all'interno del suo. Con questo, per prendere il vetro rotto, qua va a smontare il sistema di riavvolgimento, diciamo, dei vetri. E qua smonta gli interni, quindi smonta i sedili, smonta i fari posteriori. Qua va a fare più o meno quello che abbiamo fatto prima. No, sta smontando proprio tutto il faro. Vedete che qua addirittura col martello va a modificare la carrozzeria. E allo stesso modo potete con questo, il disco giusto, andare a tagliarla nei vari punti o addirittura lucidarla con il disco per la lucidatura, come in questo caso state vedendo qui. La lucida più che altro fa via la ruggine, poi vedete che dovete poi andare di nuovo a farla... Diciamo, dovete rettificare un pochino il pezzo grattato via dalla ruggine per farlo tornare all'antico splendore. Insomma, questo è My Garage, gioco che costa $19.99 su Steam. Fatemi sapere che cosa ne pensate, attendo veramente una valanga di commenti. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!